Allora, buonasera a tutti, vi presento adesso la comunicazione imballaggi che è quella che ha subito importanti modifiche. Vediamo infatti nel dettaglio quali sono e soprattutto perché sono state introdotte queste modifiche. Come è stato più volte ripetuto nel corso di questa lunga giornata, c'è cioè la necessità di rendicontare alla Commissione europea circa gli obiettivi di recupero e riciclaggio che sono stati appunto fissati e che sono stati poi trasposti nella nostra normativa. Infatti, nella parte quarta del decreto legislativo 152, all'allegato E, ritroviamo gli obiettivi di recupero e riciclaggio proprio fissati per gli imballaggi. Cosa è necessario comunicare? Diciamo, i dati sugli imballaggi devono essere comunicati secondo gli schemi e le tabelle che sono stati decisi a livello comunitario con decisione 2005-270, proprio per verificare l'attuazione della direttiva. Quindi sono stati fissati questi obiettivi che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono raggiungere e devono garantire. Le informazioni richieste riguardano i rifiuti di imballaggio che vengono prodotti, che vengono riciclati e recuperati, al fine di calcolare proprio l'obiettivo di recupero e riciclaggio sulla base della produzione totale di rifiuti di imballaggio che vengono assunto pari all'immesso al consumo. Per fornire queste informazioni, diciamo, nei precedenti anni era il CONAI che forniva l'informazione attraverso prima la scheda intermediazioni, poi è stata introdotta proprio la comunicazione imballaggi che è già stata modificata, ma la più grande modifica appunto è quest'anno, perché ai sensi dell'articolo 220,2 della parte quarta del 152, i soggetti obbligati sono il Consorzio Nazionale di Imballaggi CONAI e i soggetti che hanno organizzato autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, che attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione. Cioè, i produttori e gli utilizzatori sappiamo che possono. Ovviamente devono rispondere a degli obblighi che sono quelli di essere responsabili della corretta ed efficace gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che derivano dal consumo dei loro prodotti, delle loro merci, e possono o aderire a un consorzio di filiera oppure organizzarsi secondo le lettere A e C appunto dell'articolo 221. In questo caso ovviamente devono essere riconosciuti. Allora, per questi soggetti era prevista la compilazione della comunicazione imballaggi. Adesso si aggiungono tra i soggetti obbligati i gestori degli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione sui rifiuti di imballaggio, operazioni che sono quelle poi di cui all'allegati B e C del 152, la parte quarta. Questo però, soggetti obbligati, ci tenevo a chiarire, come è stato già appunto fatto notare, non è che è un'introduzione di un obbligo nuovo, sono gli stessi gestori dei rifiuti di imballaggio che prima compilavano la scheda RIF, quindi la comunicazione rifiuti, adesso devono estrapolare le informazioni sui rifiuti di imballaggio e inserirle in questa parte. In tal modo abbiamo la possibilità di monitorare il flusso dei rifiuti di imballaggio non solo a livello di gestione consortile che ci viene comunicata dal CONAI, ma anche per tutti quei soggetti che non sono aderenti al CONAI, ma che comunque rientrano attraverso le loro attività nel ciclo di gestione dei rifiuti di imballaggio. E vediamo infatti come. Allora, abbiamo detto che il CONAI, secondo appunto l'articolo 220, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio e monitorare appunto il raggiungimento di questi obiettivi, comunica annualmente alla sezione nazionale del catasto rifiuti attraverso la dichiarazione MUD e quindi i dati riferiti all'immesso al consumo di rifiuti di imballaggi per ciascun materiale e le informazioni relative al riutilizzo e riciclo e recupero di tali rifiuti. Ovviamente anche qui il CONAI comunicherà anche le quantità di rifiuti di imballaggio che vengono esportati, sempre per il discorso che concorrono anch'essi al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, qualora venga dimostrato che le attività di recupero vengono effettuate conformemente con modalità equivalente a quelle disposte a livello nazionale e quindi in questo caso vengono computati. Per quanto riguarda, quindi questo è quello che continuerà a fare i CONAI o gli altri soggetti, i consorzi che abbiamo visto. Per quanto riguarda invece i gestori di rifiuti di imballaggio, abbiamo detto che non è un obbligo aggiuntivo per i gestori, il CONAI
Il riferimento normativo continua ad essere il 189, quindi c'è un obbligo di comunicazione perché sono i rifiuti che gestiscono e, come dicevo, si tratta di estrapolare. Vediamo nel dettaglio le schede, qui la modalità di presentazione ovviamente è telematica per tutti i soggetti, come abbiamo detto, obbligati. Il CONAI lo trasmette all'ISPRA, anche gli altri soggetti trasmettono alla sezione nazionale del catasto la comunicazione, ma contestualmente anche al CONAI. Allora, la struttura della comunicazione è questa che vedete, sono organizzate in due sezioni, una sezione consorzi, una sezione gestori di rifiuti di imballaggio. La sezione consorzi è strutturata secondo quattro schede: una scheda SMAT, STIP, SRIU, che vedremo nel dettaglio cosa vuol dire, una scheda CONS e i relativi moduli, che sono il modulo di unità di origine e il modulo di unità di destinazione, e poi la sezione gestori di rifiuti di imballaggio. Questa sezione, siccome i rifiuti di imballaggio costituiscono anch'essi un flusso prioritario di rifiuti alla stessa stregua dei veicoli fuori uso e dei RAE, per tale motivo la scheda che li riguarda è strutturata nello stesso modo delle schede dei veicoli fuori uso. Avrà una scheda IMB con i moduli RT, DR, TE trasporto, MG gestione. Proprio perché, diciamo, perché hanno monitorato così i rifiuti di imballaggio? Perché i rifiuti di imballaggio sono trasversali a tutti i settori produttivi, compreso ovviamente il circuito domestico. Per tale motivo sono stati fissati gli obiettivi di riciclaggio e di recupero. A livello italiano, siccome esiste una gestione consortile e una gestione non consortile, è necessario monitorare entrambi i flussi. Vediamo cosa comunicano i consorzi. I consorzi sono tenuti a livello a comunicare gli imballaggi immessi sul mercato da ciascun produttore aderente al consorzio. Devono essere fornite informazioni circa i dati anagrafici del singolo produttore e per tipo di materiale di imballaggio devono essere fornite i quantitativi di imballaggi vuoti prodotti, autoproduzione di imballaggi pieni e poi esportazione e esportazione di imballaggi vuoti e pieni. Questo perché la produzione di imballaggi totale, quindi vuoti e autoproduzione di imballaggi pieni, più l'importazione meno l'esportazione, rappresenta l'immesso sul consumo a livello nazionale. Sulla base di queste informazioni verrà calcolato poi l'obiettivo, insomma. Allora, nella scheda invece STIP vengono riportate sempre le quantità di tipologie di imballaggi che vengono immessi sul mercato. Stavolta sono suddivisi per materiale, tipo di imballaggio, e per imballaggi primari e secondari e terziari. Gli imballaggi primari seguono il circuito della raccolta differenziata, sono quelli concepiti per costituire nel punto vendita l'unità di vendita. Mentre invece gli imballaggi secondari e terziari sono quelli, il secondario sono i multipli, quelli che rappresentano un raggruppamento di più unità di vendita, e quelli terziari sono quelli che facilitano la manipolazione e il trasporto delle merci. Vengono fornite quindi in maniera differente, però a livello nazionale. Nella scheda di utilizzo viene fornita l'informazione, sempre a livello nazionale, per circa il riutilizzo degli imballaggi, sempre per tipo di materiale, tipo di imballaggio. Qua viene differenziata la destinazione, uso alimentare o altri usi, e vengono fornite le informazioni in tonnellate. Ovviamente in testa a ogni scheda va il codice fiscale del soggetto dichiarante, in questo caso è il consorzio che fa la dichiarazione. Allora, sempre il consorzio deve compilare la scheda CONS, nella quale fornisce l'informazione relativa alla quantità di rifiuti di imballaggio che vengono raccolti, e con i moduli allegati fornisce il dettaglio in merito alle unità locali di origine e alle unità di destinazione di tali rifiuti. Nella prima parte, cioè della sezione della scheda CONS, c'è appunto il riepilogo cioè il numero progressivo della scheda col codice di rifiuto. Qua è stata introdotta già l'anno scorso casella per distinguere gli imballaggi. Come sappiamo, in metalli non fa distinzione il codice CER fra imballaggi in alluminio e metalli. Per distinguere è stata introdotta la casella, quindi da barrare se trattasi di alluminio. Deve essere indicata la quantità totale di rifiuti di imballaggio raccolti.
afferente ovviamente a quel codice di rifiuto, e il numero di moduli che vengono allegati. Anche in questo caso la quantità raccolta dovrà tornare con la somma delle varie quantità dichiarate nei moduli UO, cioè quelli di origine. E le unità locali di destinazione, idem, vedremo dopo che ci sono i quantitativi indicati. Allora, questa è l'altra grande novità che appunto è stata introdotta in tutta la dichiarazione MUD, la scheda appunto sui materiali secondari prodotti ai sensi dell'articolo 184 ter, che, come ricordava appunto Valeria, è stata introdotta, cioè sappiamo che all'articolo 184 ter, al comma 4, tali materiali devono essere computati, vanno a far parte, diciamo, del calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio. Siccome prima l'informazione circa questi materiali non l'avevamo, la perdevamo, ma come sappiamo a una vetreria non sempre entra solo rottame di vetro, quindi, cioè come codice CER, molto spesso entra la materia prima secondaria, che quindi non ha un codice CER, quindi non viene dichiarata dalla vetreria. In altro modo anche altri impianti produttivi, quindi ci perdevamo questa informazione. In questo modo cerchiamo di recuperare l'informazione. Abbiamo specificato anche in questi casi le varie frazioni merceologiche più rappresentative, insomma, nel caso degli imballaggi, e devono essere dichiarate in questo caso dal consorzio quei materiali secondari prodotti dai destinatari, ovviamente, dei rifiuti di imballaggio, perché il consorzio raccoglie tutte le informazioni dei propri consorziati. Anche in questo caso, qualora non rientriamo nel caso dei vari regolamenti emanati a livello comunitario, vengono prodotti diciamo, materiali secondari rispondenti ai decreti 5 febbraio 98 e quello per le procedure semplificate dei pericolosi, e l'ultimo sulle acque di Sentina. In questo caso allora vanno riportati i materiali, le materie prime e seconde prodotte ai sensi di questo articolo, con tutte le specifiche appunto che sono state indicate. Il modulo UOCONS non è altro che fornisce il dettaglio dell'elenco delle unità di origine del rifiuto, quali possono essere piattaforme di selezione, ad esempio, impianti di selezione. In questo caso la scheda va sempre fornito il codice fiscale del soggetto dichiarante, in questo caso è il consorzio per tutti, che fornisce l'informazione sull'unità locale di origine, quindi il codice fiscale, e se viene effettuata la raccolta su superficie pubblica o privata, e tutte le varie informazioni anagrafiche relative appunto all'unità locale di origine, nel caso in cui ovviamente deve essere compilata una per ogni rifiuto raccolto, nel caso in cui venga dall'estero, quindi se non è di origine nazionale va indicato il paese e il quantitativo totale che viene raccolto. Nel modulo DR invece troviamo l'elenco delle unità di destinazioni del rifiuto, ovviamente c'è il numero progressivo che fa riferimento alla scheda CONS, il codice del rifiuto, e anche qui va compilato per ogni rifiuto e per ogni unità locale in caso di destinazione nazionale, in caso invece di destinazione va compilato nel caso di destinazione estera per ogni soggetto, e indicando il paese estero di destinazione e il codice del rifiuto secondo il regolamento 1013. Qua ovviamente va compilato il modulo DR appunto della destinazione, riportando anche le informazioni, eccole qua, sulle quantità totali che vengono conferite e sulle attività di recupero o smaltimento a cui vengono destinati questi rifiuti di imballaggio, con l'indicazione della unità di misura, indicando appunto per ciascuna operazione quale il quantitativo avviato a questa operazione. Veniamo adesso alla parte della sezione dei gestori di imballaggio. Appunto, devono compilarlo, come già detto, i gestori degli impianti che svolgono attività di recupero o smaltimento sui rifiuti di imballaggio. Qualora l'impianto di gestione, parliamo solo di gestori in questo caso, non parliamo di produttori, qualora nell'impianto vengano svolte anche altre attività di gestione su altri rifiuti, allora dovrà essere compilata per gli altri rifiuti la comunicazione rifiuti. Per i rifiuti di imballaggio, torniamo a dire, va compilata la comunicazione imballaggi. Allora,
I soggetti che effettuano attività di gestione, cosa sono chiamati a comunicare? I rifiuti tra quelli preimpostati vengono ricevuti da terzi, prodotti nell'unità locale e recuperati o smaltiti dal appunto, soggetto dichiarante, anche se non ricevuto nell'anno in corso, nell'anno di riferimento della dichiarazione. Anche in questo caso va indicato il codice fiscale del soggetto dichiarante, che sarà poi lo stesso che si lega alla scheda anagrafica, perché abbiamo detto che la scheda anagrafica è unica. Allora, nell'origine del rifiuto vanno indicati i rifiuti di imballaggio che vengono ricevuti da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante, specificando la parte che viene gestita nell'ambito consortile circuito CONAI, da quella che invece viene gestita nell'extra consortile, quindi fuori dal circuito CONAI. Ovvero nel circuito CONAI rientrano tutte quelle piattaforme che hanno sottoscritto delle convenzioni con i consorsi di filiera, o le piattaforme che gestiscono i rifiuti da parte dei comuni che hanno sottoscritto loro delle convenzioni. Quindi abbiamo necessità di avere questa informazione separata. Nell'unità stessa possono essere prodotti appunto a seguito delle attività di recupero o di smaltimento vengono prodotti rifiuti, vanno indicati con le quantità relative. In questo caso anche qui è stata introdotta la differenziazione fra imballaggi in alluminio, rifiuti di imballaggio in alluminio e rifiuti di imballaggio in acciaio. Deve essere indicata quindi la quantità totale parlando ovviamente la casella. Ovviamente questo è il primo anno di compilazione di questa scheda, quindi sicuramente sarà soggetta a modifiche che porterà diciamo, a migliorare l'informazione. Noi abbiamo cercato ecco, di comprendere tutto, però vediamo. Allora, nella parte di riassuntiva della destinazione del rifiuto vengono indicati il numero dei moduli di R, appunto, quelli relativi alla destinazione, i vettori che hanno trasportato il rifiuto, diciamo questa parte non deve essere compilata solo nel caso di scambio di rifiuti fra mittente e destinatario che utilizzano mezzi propri. In caso dell'utilizzo di un vettore che effettua esclusivamente il trasporto, deve essere compilato. E poi quindi abbiamo il riepilogo del numero dei moduli TE e poi il riepilogo dei numeri di moduli MG riguardo alle attività di recupero e smaltimento che vengono svolte nell'unità locale. Qua abbiamo la quantità che è consegnata a terzi, come dice la nota, che deve essere pari alla somma dei moduli TR, nello stesso modo diciamo, di tutta la comunicazione, di tutta il MUD, insomma. Va indicata alla fine, anche qui, l'informazione relativa alla giacenza, ovvero la quantità di quei rifiuti che restano nell'impianto alla fine dell'anno e che non sono stati trattati dal soggetto dichiarante, quindi sono detenuti e non ancora trattati o che non sono stati avviati ad altri soggetti che, per le operazioni di recupero e smaltimento. Anche qui, come nella parte consorsi, è necessario dichiarare i materiali secondari prodotti ai sensi dell'articolo 184 ter e quindi le informazioni circa la quantità di metallici in vetro, alluminio, carta, tutti quei materiali che rispondono ai criteri appunto della cessazione del qualifica di rifiuto e gli altri materiali secondari prodotti ai sensi invece del 5 febbraio e del decreti che abbiamo visto. Allo stesso modo devono essere indicati. Allora, questi sono i moduli allegati alla comunicazione, alla sezione gestori, che sono il modulo RT, che deve essere compilato per ogni rifiuto e per ogni unità locale dalla quale si è ricevuto il rifiuto, per ogni soggetto dal quale si è ritenuto il rifiuto se proveniente dall'estero. Qui abbiamo, come vediamo adesso, la specifica appunto di circa l'origine del rifiuto, se è stato originato dal circuito CONAI o circuito extra CONAI. Qui deve essere indicato anche qui tutte le informazioni anagrafiche sull'impresa o l'ente che ha conferito il rifiuto e nel caso di provenienza non nazionale il paese estero di provenienza col codice del rifiuto inserito. Ovviamente anche qui abbiamo un numero progressivo in alto riferito a quel codice di rifiuto. Allora, e ovviamente in basso invece la quantità ricevuta nell'anno con la relativa unità di misura.
Allora, quando invece il rifiuto viene destinato a terzi, deve essere anche qui compilato il modulo DR, destinatario del rifiuto, per attività di recupero o smaltimento, che andranno appunto ad essere anch'esse indicato. Il dichiarante deve dichiarare, va bene, compilare e allegare un modulo DR per ogni rifiuto, che viene destinato a un'unità locale nel caso di destinazione nazionale o a ogni soggetto nel caso di destinazione estera. Qua, come avevo detto, se nel caso in cui venga compilato esclusivamente e venga effettuata esclusivamente attività di trasporto per il rifiuto, deve essere compilato il modulo TE solo per il vettore, il modulo DR solo per il destinatario. Allora, questo è il dettaglio del modulo. Anche qui, come abbiamo visto anche in precedenza per la parte dei consorzi, nel caso di codice 150104 va indicato se trattasi di alluminio. Poi le informazioni sono sempre le stesse, si ripetono anche come abbiamo visto per tutti gli altri moduli di destinazione, quindi abbiamo il numero progressivo, le informazioni sul soggetto e poi infine la quantità totale conferita col dettaglio delle varie operazioni di attività di recupero o smaltimento alle quali è destinato il rifiuto, specificando ciascuna operazione di destinazione. Siccome abbiamo detto di gestori di rifiuti di imballaggio, abbiamo un modulo MG, cioè un'attività di recupero o smaltimento che viene svolta dal dichiarante nell'unità locale, deve essere quindi comunicata la quantità che viene gestita. Abbiamo il codice fiscale del soggetto dichiarante, il codice del rifiuto, il numero dei moduli MG compilati. Andranno indicate le operazioni di recupero e di smaltimento, ovviamente con la stessa accortezza di indicare in caso di operazioni in parallelo ciascuna quantitativa avviato a ciascuna operazione. Invece, qualora vengano operate le operazioni in serie, deve essere ripetuta per ogni operazione la quantità che viene appunto avviata a tale operazione. Infine ci sono le informazioni sul deposito definitivo, sulla giacenza, che sono sempre relative appunto quest'ultima alla quantità di rifiuti che vengono detenuti e non ancora trattati, che si ritrovano a fine anno. Il modulo TE è quello che va appunto relativo al trasporto. Anche qui, in analogia ai veicoli, troviamo il numero progressivo, il codice di rifiuto e le informazioni sul trasportatore, compresa la quantità di rifiuti che sono stati trasportati. E questo è quanto per quanto riguarda la comunicazione imballaggi. Allora, gli interventi sarebbero finiti qui, anche perché è finito il mood. Se c'è qualche domanda su queste ultime due sezioni, però mi sa che gli argomenti più o meno, dove c'erano questioni, sono sempre gli stessi. Ditemi voi, se ci sono domande, chiudiamo il lavoro. Allora, una domanda specifica per i veicoli, ovviamente visto che siamo dell'associazione dei monitori. Ok, così? Okay. Per quanto riguarda gli impianti di autodemolizione nello specifico, però per i veicoli rientranti non nel 209, quindi andiamo un po' nella comunicamazione rifiuti. L'impianto di autodemolizione è comunque considerato, per quanto riguarda la selezione dell'impianto nel modulo MG, come l'unico impianto, anche se nell'autorizzazione è autorizzato a diverse attività di recupero e Sì, nel senso stoccaggio? che le attività, cioè intendiamo le operazioni R e D, sono una cosa, l'impianto è un'altra, quindi sì, la risposta è sì, è un impianto che effettua più operazioni. Anche se all'interno ha sia stoccaggi, cioè Sì. R13 e anche L'impianto di altri. stoccaggio si intende, ma è specificato nelle istruzioni, quello che effettua unicamente l'operazione R13 e R15. Ok. Quindi sì, è lo stesso impianto. Ok. E invece se all'interno dello stessa unità locale, cioè sia un impianto di autodemolizione che di frantumazione. Sono due impianti, vanno con due moduli MG. Ok. Ci sono altre domande? Facciamo la dichiarazione di chiusa, Dichiariamo. dichiariamo chiusi i lavori.
Poi per qualsiasi dubbio, insomma, potete mandare una mail a disposizione. Sì, sì. Noi abbiamo la nostra mail waste@risoprambiente.it e da domani penso riusciamo a mettere le slide sul sito tranquillamente, magari le facciamo mettere sia diciamo in coda al seminario che nella dove c'è la sezione della compilazione Mood che è presente pure sul sito, così magari quella è quella che vedono tutti. Per il resto grazie, vi saluto e grazie mille a tutti.